Animalisti aggrediti nel Cremonese stavano riprendendo i capannoni di un allevamento di visoni. Pochi mesi fa un gruppo di attivisti con un blitz aveva aperto le gabbie e liberato gli animali. Siamo a Dovera, in provincia di Cremona. Due animalisti stanno riprendendo i capannoni di un allevamento di visoni quando uno dei dipendenti li vede e comincia a minacciarli. I due ragazzi, attivisti di Nemesi Animale, scappano fra i campi e raggiungono la macchina, ma vengono inseguiti in auto, minacciati con un bastone. Ha tolto la targa. Siamo dove? Dove siamo? Dammelo. Salve, siamo, non so dove siamo. Ci stanno inseguendo in macchina con Aiuto! una macchina senza targa. Dove Noi abbiamo siamo? chiamato il 113 terrorizzati, abbiamo rischiato seriamente di finire in un fosso e di coinvolgere anche altre persone. Questi i danni alla macchina speronata. Al pronto soccorso sono stati riscontrati due colpi di frusta, per la ragazza anche una distorsione dell'arachide cervicale. A distanza di 2 giorni dall'aggressione, entriamo nell'allevamento. Nel cortile c'è l'auto usata per l'inseguimento, alla targa è tutta ammaccata. Poi arriva il titolare, indagato con altri due dipendenti per lesioni, danneggiamento aggravato e violenza privata. Accetta di parlare, ma non davanti alle telecamere. Doveva fermarli e prendere i dati. Il problema è che non si fermava. Al limite uno li denuncia, ma non insegue in macchina cercando di Se loro si speronarli con un fermano, bastone facendogli del male. io li denuncio. Perché uno di voi agitava un bastone? Probabilmente per difesa. Lo scorso gennaio, con un blitz, gli animalisti hanno aperto le gabbie dell'allevamento, liberando nella notte 1200 visoni. Cosa fanno? Le riprese? Perché così poi sanno come fare a venire giù una notte a liberarli? Eh no, abbastanza. Stiamo lavorando, la legge ce lo permette. Chiediamo al sindaco di Dovera di ritirare la licenza a questo allevamento, ma soprattutto di non permettere che ne venga aperto un altro, per cui è già stata fatta richiesta recentemente.